Ciao Ayo, bentornati su FIFA 14. Purtroppo, per fortuna, non so come reputarla, devo darvi una brutta notizia. In pratica, nel video precedente abbiamo visto. Siamo passati alla squadra Palermo, io convinto di poter giocare in un'eventuale Serie A, invece in pratica ci ha ritrovato a dover giocare in Serie B perché a quanto pare il Palermo è sceso è retrocesso. Nello scorso campionato e niente, quindi ci ritroveremo a giocare nuovamente la Serie B. Maledizione, però quantomeno vedremo già dall'inizio di puntare al primo posto sperando che questa eventuale vittoria alla fine del campionato ci consenta di guadagnare una qualche particolarità come premio, trofeo o roba del genere. Quindi, cosa dire? Dobbiamo procedere ed iniziare la nostra stagione con Upupu e la maglia rosa. Benvenuti a farmi compagnia, come al solito ci sarà Beppe Beppe. Grazie Fabio, speriamo di assistere ad un match entusiasmante. Vediamo i nostri compagni. E siamo pronti a partire. Quantomeno, essendo stata una squadra che probabilmente retrocede dalla Serie A, avrà appunto un minimo di caratteristiche in più rispetto ad una squadra di Serie B, o almeno lo spero, in modo da poter puntare per bene ad un sicuro primo posto in classifica alla fine del campionato. Sulla fascia, fa sulla palla. Duello fisico per il possesso della palla. L'arbitro ferma il gioco. Proviamo subito un tiro a girare, ma meglio dimenticarlo. Vedremo quale impatto avrà sulla squadra. È qui per fare esperienza e giocare di più, prima di rientrare al club proprietario del suo cartellino. È qui per fare esperienza, avete sentito Beppe? Ma purtroppo invece mi sono infortunato, porca miseria. Alla spalla mi sono infortunato. Credo che voglia uscire. Matteo, puoi dirci qualcosa in più? Un brutto colpo alla spalla per lui, ma sempre intenzionato a restare in partita. Grazie. Si spinge in avanti. Devo capire quella che è. Si fa sotto. Bella. E dentro in rete, gol! Grande. Ti voglio bene, Morcanella. Ti voglio bene Morganella. Grande aggressività. Grande Morganella. E siamo solo 1-0. Intanto abbiamo visto prima dalla classifica che il Palermo era già comunque riuscito a guadagnare i primi 3 punti quando noi ancora non eravamo in squadra. Quindi abbiamo di che sperare per questa stagione. Proviamo il tiro a girare di sinistro interno. Questa rete conferma le sue qualità. E siamo sul 2-0. Vede la porta come pochi altri. Ragazzi, guardate un po' che gran tiro a girare. Spettacolare. Guardate un po' da qui. A girare. Fantastico. 2-0. La restituisce subito al compagno.
Possibile cambio di fronte. Si è fatto beffe dell'avversario che era entrato in scivolata. San Severino. Ah, ha fatto un passaggio di troppo. La palla è andata fuori e non l'abbiamo accompagnata. Verde palla. Hanno perso la palla. E il portiere rinvia lontano. Pisano. Ngoi. Bah. Togni. Oh ragazzi, cioè qui mi sono veramente voluto mangiare il gol. Per fare le cose difficili, quando invece avrei dovuto fare semplicemente un tocco. Vabbè. Vuol dire che gliela facciamo pagare ora. Neanche. Noi se riusciamo ad arrivare sulla palla, sì che ci arriviamo. Il tocco è avvenuto. Subito pronto l'assist. Un po' in affanno, ma riesce a spazzare. Peccato non essere riusciti a recuperare nuovamente palla. Subito il cross, ma il portiere si fa trovare pronto. 45esimo con 3 minuti di recupero, molto probabilmente l'arbitro quanto prima fischierà. Hanno voluto provare un tiro dalla distanza, ma vediamo di lasciar libero il giocatore. Cerchiamo di evitare se possibile l'ammonizione, magari l'arbitro se ne dimentica. Dopo 45 minuti di gioco, dunque 2-0 il punteggio. Non ci sono state grosse sorprese in questo primo tempo. Direi di no. Vediamo un po' superiore all'altra e lo se sia riuscita ad evitare la munizione. No, l'arbitro ci ha ammonito. Si riparte. Poi ogni volta vado a fare questi fogli stupidi ed inutili a guadagnare l'ammunizione. A spazio, bel tiro. Attenzione, eccoli il tiro di sinistro. Eccolo lì il tiro di sinistro. Grande popò. Grande Poppo, i fotografi sono tutti per noi. Ti faccio male. Gol. E sembrano non avere intenzione di fermarsi. E la difesa è in evidente difficoltà. Al centro c'è qualcuno? E sarà rigore. Passaggio al centro e guadagniamo addirittura un rigore. Chissà se farà tirare noi. È grande, fa tirare noi, quindi cerchiamo di fare un ulteriore gol che ci ritroveremo alla fine del campionato. Maledetto, maledetto portiere. È rimasto fermo. Sarei punito. Ha intercettato palla con un ottimo tempismo, permettendo alla difesa di respirare. Sarai sostituzione in vista delle file degli ospiti. Aia. Sarai punito, sarai punito, sarai punito, sarai punito, portiere. Sarai punito, quello doveva essere gol. Volevo il terzo gol. Volevo il terzo gol della partita.
hanno la possibilità di colpire in contropiede, come la sfrutteranno? Volevo la tripletta, esatto. Che se non erro forse finora non l'ho mai fatto la tripletta. O l'ho fatta? Non ricordo. Il guardalinee alza la bandierina, fuori gioco. E vengono rivoluzionate le formazioni. 65esimo. Valutazione di 9.3. Gli ospiti sono pronti a effettuare un cambio alla prossima interruzione. E lo ferma, palla libera. Appoggio di prima. Riusciamo a saltare tutti i giocatori? Proviamo il tiro. Che peccato. Viene inquadrato San Severino. E c'è la sostituzione con Lores Varela. 73esimo. Con una valutazione di 9.4. E aggiungerei anche una bella munizione. Anzi, più che bella è inutile. Lores Varela. Proviamo a togliere palla, ma siamo veramente stanchi. Siamo veramente stanchi. Bravi gli avversari a fermarli. Non aveva spazio, si porta la palla in fallo. Oramai siamo stanchi. Come energia, fantasia. Ha interrotto l'azione con un intervento dire tempestivo. E il difensore ferma l'azione. Su ragazzi col pressing, su. Ancora siamo all'83esimo. È stato bravo a intercettare quella palla. E il gol può essere nostro. Dai, che voglio fare la tripletta, dai. 85esimo. Sale la squadra. Prendete palla De Vito. E retra. E dai. Perde il controllo della palla sul contrasto. Forte del vantaggio sostanzioso, il Palermo può gestire la partita. Si è fermato, si tocca il muscolo dolorante e si teme uno strappo. Ai, centrocampo infortunato. Anch'io però non sono messo bene, quindi devo stare attento alle eventuali accelerazioni. E vabbè, chiudiamo questa prima partita col Palermo sul risultato di 3-0 e soprattutto con una doppietta da parte nostra. Sicuramente da ben vedere in previsione delle future partite. Guardate un po' che gran gol ancora una volta. Un saluto a tutti voi da Mr. Pupu. Ci vediamo alla prossima partita. Ciao a tutti, vi saluto!